Allora, uno l'ho trovato, guarda là. Guarda là. Il nostro uomo qui. Ecco. Ok. Punto abitare, luogo nascosto scoperto. Uno l'abbiamo trovato. Adesso gli altri due, cercarli qua intorno, insomma. Vediamo, iniziamo dalla caffetteria, va. Tracce ce ne sono, magari qua c'è il bagno, è in bagno giustamente la muffa si nasconde. Ok. Fuori due. L'altro bagno sicuramente no. Dove sarà? Terzo. Forse qua. Beh, qua inizia la zona contaminata, diciamo. Aspetta. Però non credo. Non penso. Guarda qua. Laboratorio 1. Eccolo là. Andato. Perfetto, ora manca solo la parapsicologia. Ah, è vero, sì, qua ero. C'è niente, bene. Sì, ero già stato qui. Perfetto, in 2 minuti li abbiamo trovati. Ci ho messo di più dall'altra parte che qua. Allora, la parapsicologia. Dobbiamo andare su. Ok, è di qua. Esatto. C'era il cervello, aspetta. Devo andare dritto. Salviamo qua un attimo, ok. E qua ci sono i nemici. Ah, c'è neanche uno un po' più forte degli altri. Aspetta. E provare il pugno. Mi consuma, però deve essere molto forte, perché anche se che mi consuma tutta la barra. Ok. Un altro, sì. Eccolo là. Abbiamo quasi ammazzato. Posto? Ma lì c'è un documento. Adesso raccogliamo. Poteri precognitivi. Nadine, invialo al centro di ricerche per analizzarlo riguardo i miei poteri precognitivi. Urgente. Ieri, dottor Dalli, ieri notte ho fatto un sogno. Nel sogno veniva data la soluzione per il problema dello staff che ho presentato appena ieri. Il problema è di natura confidenziale, quindi non può essere risolto qui. Posso assicurarti che il metodo tramite cui ho ricevuto queste informazioni utili è senza dubbio paranormale. Da qui la conclusione è che sono in possesso di abilità precognitive eccezionali e per questo offro i miei servizi al team di ricerca dell'agenzia. Dobbiamo utilizzare i miei poteri per perseguire il bene superiore. Firmato Sir Francis Bertram. Bene. Va bene, allora. Secondo me qua c'è qualcuno. Qua vedo la muffa. Laboratorio extrasensoriale. Ma noi eravamo stati qua, sì. Credo di sì.
qua c'è un documento, forse no. Parla Darling, alcuni di voi erano curiosi su queste vasche di privazione sensoriale che ho fatto installare. Ho pensato di condividere delle informazioni sul fatto. Magari qualcuno di voi ha sentito parlare del dottor Yoshimi Tokui, l'uomo dietro le registrazioni sulla famosa terapia distrazionale. Apparentemente le sue registrazioni vanno ben al di là della quantità mediativa di questi casi, ma creano delle vere visioni allucinatorie in alcuni ascoltatori, o così dicono i rapporti. Abbiamo portato queste vasche per testare le registrazioni del dottor Tokui. Inoltre potranno essere usate dallo staff per scaricare lo stress in un secondo momento. Penso che noi tutti potremo beneficiare di un po' di tempo in uno spazio al chiuso e al buio, vero? In caso di ulteriori domande venite pure nel mio ufficio, sapete dove si trova. Ma non credo. Eccolo qua. Ciao. Questo è andato. No, qui non c'eravamo stati. Questi documenti se no li avremmo presi. Dottor Yoshimi Tokui, cittadino giapponese residente a Tokyo, ha prodotto una serie di registrazioni audio di terapie distrazionali diventate particolarmente popolari in giro per il mondo. A causa dell'improvviso successo, assieme ai rapporti di intesi che accompagnano l'uso di questi nastri, il personale del settore investigativo ha dovuto verificare il passato del dottor Tokui. Non abbiamo trovato incidenti nel suo passato con episodi alterati, né prove di coinvolgimenti con organizzazioni alterate. Tuttavia, gli agenti hanno testimoniato un evento presunto mentre ascoltavano il dottor Tokui. Raccomandiamo che il team di ricerca ottenga una registrazione audio della voce del dottor Tokui ed effettui tutte le analisi necessarie. In base ai ritrovamenti, il settore investigativo deciderà i prossimi passi da intraprendere nei confronti del dottor Tokui, oltre alla sua identità per il programma candidati primari. Fa riferimento, ok. Qui non c'è nessun passaggio. Qui... No. Non si può spaccare. Ok. Ah, queste sono vasche di deprivazione sensoriale. Vabbè. Ok. Laboratorio extrasensoriale. Sì. C'è una cassa lì in alto. Ok. Togliamo anche in alto, infatti, adesso che... possiamo volare. Vediamo, di qua c'è altra muffa, quindi forse siamo sulla strada giusta. No. Ok, c'è aperto. Ah, oddio. Ok. Manca uno. Manca uno. Sarà ancora lì dentro quell'affare là. Aspetta, qua possiamo andare? No. No, non possiamo sfondare. Però possiamo passare di qua, effettivamente. Qui andiamo... Sì, qua eravamo già stati, mi pare. Siamo dove? Al laboratorio, ok. Qua c'è un punto di controllo. Paracinesiologia. Ah, sì, ok. Oh, ma guarda, l'ho trovato. Ok. Era ora. Ah. Comunichiamolo subito alla dottoressa. Dottoressa, soglia attiva. Mi pare era, sì, credo. Sì. Forse sì. Sì, dimentico sempre. Ok.
Ok, dottoressa, oh, abbiamo fatto un sacco di roba per lei, I found the host. They won't be spreading any more mold. Well done. I'll send burn teams to sanitize the locations. I'm beginning to wonder if these hosts are originating outside the threshold in independent patches of mold growth. You don't sound very optimistic. Optimism is for farmers, as my mother always said. I suppose you could now return to that hiss business you all seem so concerned about. And the IDC. This woman has some incredible tunnel vision. Ok, 2 punti abilità, miglioramento va bene, a posto. Thanks for the information. E questa l'abbiamo risolta. Bene, adesso. Aspetta. Missioni abbiamo. Beh, questa qua, ok. Questa qua è quella principale. Quella del manichino, ma che non possiamo fare perché abbiamo bisogno della chiave. E questa allora. Trova i 6 contenitori dei vecchi compagni di squadra di Arish. Ok. E però loro... Buona parte. Come occupa lo spazio la missione? Beh, cava roccia nera, ventilazione, lavorazione... Forse da un'altra parte, ma aspetta. Ma al punto... Controllo. No. Stavo cadendo. Caduto. Aspetta. Faccio certe volte mi... Ok. Beh, spero che sparirà sta buffa tempo. che è un po' orribile. Allora, dove devo andare? Intanto aspetta, perché mi dimentico le abilità. Dunque, potrei potenziare la salute a questo punto. Non ho ancora, praticamente l'ho potenziata solo di uno finora. Dai, potenziamo la vita adesso. Visto che siamo in una fase avanzata del gioco, ci serve più vita possibile. Allora, dov'è che è la missione? Ah, qua. Ok. Stanza dell'Atlante, convertitore, lavorazione. No, partiamo da Stanza dell'Atlante. Visto che è lì. Devo trovare cos'è un contenitore era. Sì, tipo una medaglietta sarà forse. Dei compagni di Arish. Oddio. Tizio e Caio, no? Ecco. Però, sì, così rimaniamo un po' vulnerabili. Ma c'è solo lui? Merda. Ok. Sta andando giù bene. Lo sto bene. Dove è andato? Ah, là. Oh no, ah già che si aveva sto problema. Cioè se io, esatto, faccio così e mollo, lei mi cambia anche l'arma. Ok, aspetta. Ok. Where should find the others? Ok, uno. Quindi dobbiamo combattere dei mini boss. Allora, aspetta un attimo però, perché è un po' che non guardo. Infatti, possiamo potenziare qualcosa. Io vorrei potenziare perforazione, dir la verità, ma potenziamo carica, va? Potenziamo carica. Ok. Così li mettiamo. No, qua aspetta un attimo. Gli mettiamo una mod in più a carica.
danni a città proiettile, ma mettiamo questo, sì. Dunque, aspetta, lo scudo, forza scudo, adesso abbiamo più 55%. Ah, già che c'era questo che... Sì, oddio. Potrei anche, visto che lo scudo, vabbè, per carità, delle volte ci è servito, però effettivamente potrei magari, guarda, fare, mettere velocità, recupero energia, velocità, recupero energia, così la recuperiamo ancora più velocemente, tenere l'efficienza lancio, perché comunque il lancio lo usiamo praticamente sempre, così siamo molto più forti. Però aspetta, c'era 34%, 35%. Ah no, questo è un doppio, cioè più debole. Ok. Beh, sì, tanto quello non l'avrei. No, il sequestro va bene così. Ok. Va bene, sì, va bene. Sì, dai, va bene così. Ok. Allora, da qua dobbiamo andare di qua, lavorazione roccia nera. Questi non si spostano, vero? Devo andare, però c'è una strada, in teoria. Qua mi segna, però. Eh no. Questo non si sposta. Niente, andiamo di qua allora. Che giro mi fai fare, però? Che non mi ricordo. Se no, perché di qua andiamo a... Cos'è? Manutenzione cent... no, vedi, infatti, no. No, no. Niente, se no facciamo così, guarda. Lavorazione roccia nera. Andiamo al... Dov'è? Sa qua. Ingresso convertitore di energia. Ok. Ok. Ah. È vero che c'era questo, infatti siamo immuni e... Aspetta un attimo. Qua c'è qualcosa, infatti. Perché siamo qua. Un documento. Preoccupazione sulle mense. Direttore Trench, in quanto capo cuoco sento il bisogno di esprimere le mie preoccupazioni sulle voci che girano riguardo l'apparizione di muffa nelle vicinanze di alcune cucine. La informo che qualsiasi cibo maneggiato, preparato o consumato nelle vicinanze della muffa potrebbe essere contaminato e la sua ingestione potrebbe essere non sicura. Se dovessi verificare e confermare questi rapporti, sarò costretto a chiudere molte mense. Mi rendo conto che questo potrebbe essere un disagio, ma visto il mio ruolo, la mia priorità è garantire un ambiente immacolato per la preparazione e la somministrazione del cibo. Cordialmente, capo cuoco, va bene. Abbiamo già risolto, non ti preoccupare, sei ancora vivo, cioè. Ok. Di qua devo andare di qui, penso. Sì. Sì, qua. Dov'è il nostro uomo? No. Remus, è lui, sì. Adesso schiva, immaginavo. È molto debole però, eh. Non mi ha ancora attaccato. Aspetta. Remus. Preso. Andato giù. Sparito.
No, molto molto debole rispetto all'altro. Ok, ma dobbiamo andare. Ventilazione. Qua vicino. Aspetta. Ok, devo cercare di capire la strada. Di qua forse. Vediamo, forse no. La mappa in questo caso non è molto chiara, eh. Qua sala di controllo. Qua ce la siamo nella sala. Ah no, vedi, sala di controllo. Ah, ecco, andiamo su con l'ascensore. Che era già su, credo, l'ascensore. Eccolo. Cava roccia nera, sala di controllo. No, cava roccia nera, sì. Forse, forse è la strada giusta, non saprei. Ventilazione, lavorazione roccia nera. Dobbiamo andare. Vediamo, sarà giusto. Qua c'è un punto di controllo, ok. Cerchiamo di capire, ma... Di qua, no, di qua alla fine andiamo alla cava. Sì, mi ricordo sta strada. Però il ventilazione... A parte che lì ci dovrebbe essere, aspetta, un punto di controllo. Ventilazione, va. Ok, qui ci siamo dentro direttamente, perché trovare la strada, insomma, è un po' un labirinto. Vediamo dov'è. Qua ci dovremmo di qua magari. Questa. Ah no, vedi. Convertitori. Ah, qua siamo sopra, sì. Però no, non è questa la strada. Aspetta. Ah, è di qua. Eccolo, sarà quello lì. Ciò. Oddio, pensavo che ero un nemico. Ok. C'era uno che guariva, ma abbiamo colpito talmente duro che è andato. Ok. Ok, perfetto. Adesso andiamo da qua. Vediamo. È che in teoria c'è un collegamento tra la stanza dell'Atlante e la lavorazione roccia nera, ma non è chiaro. Non è chiaro, non è molto chiaro, quindi stanza della tante, ingresso cava, ok, andiamo alla cava e andiamo prima alla cava, dai, che almeno è più semplice. Lì non esco, sì, mi ricordo il luogo dove c'era quello che poi non l'abbiamo più incontrato, quello, il Lys invisibile, diciamo, non l'abbiamo più incontrato. Ah, eccolo qua, Thompson. È subito qui. Just like Rish said. La Madonna, è morto subito. Gli ho sparato una volta. Thompson. Deludente. Siamo troppo forti noi, magari. Va bene. Aspetta. Ok. Una ricompensa. Va bene, sì, ma... Io quasi quasi... Cioè, alla fine sono tutti materiali. Materiale comune, casuale. Ah sì, dai. Abbandona e abbandona. Ok, va bene così, dai. Tanto mod. Tanto le troviamo comunque in giro. Servono solo per le mod, eccetera. Magari anche qualche. Un po' di esperienza, però.
Non è importante, non sono importanti. Allora, stanza dell'Atlante. Io andrei ancora da lì, però non riesco a capire. Mettitore di energia, laboratorio della roccia nera. Guarda. Fammi andare alla stanza dell'Atlante, vediamo un attimo, perché in teoria c'è un... Una stradina lì si vede sulla mappa, però dovrebbe essere di qua. Sì, però c'è il muro. Aspetta un attimo. Di là invece. Di qua. Ah, ma di qua, Madonna, ero cieco io. Ok. C'è un documento, aspetta. Comportamento di Trench. Hai notato le recenti tensioni tra Trench e Darling? Ultimamente si comportano entrambi in modo strano. Trench mi preoccupa più di tutti. La sua improvvisa ostilità verso il progetto di Darling non è da lui. È stato proprio lui all'inizio ad approvare queste ricerche su Hedron. Ma dopo che Darling ha svelato gli ARH era furioso. Non vedo nessun motivo valido per non dotare il personale dell'agenzia di altri dispositivi di sicurezza, ancor meno se è così resistente come dice Darling. Che ne pensi? Hai notato nulla che ti sia sembrato strano, forse nel loro rapporto? Parliamo di persona, prima della prossima riunione dell'agenzia. Ok, andiamo di qua. Siamo sì, ecco qua la strada. Sì, ci siamo. Si sa nello stesso luogo dello scontro con quello invisibile. Infatti, Hazard. Questo è infatti, questo mi sembrava già più. Ah, lancia le granate allora. Lanciamele, lanciamele. Vegi Epstone Store corrotto da lì. Pompe di refrigerante. Ah. Ok, torniamo pure indietro allora. Sì, è vero, chissà perché quello invisibile non l'abbiamo ancora più incontrato. Andiamo di qua. Ok. Allora, pompe di refrigerante, direi che la stanza della fornace è quello più vicino, no? Aspetta. Aspetta, no, qui non c'è. Stanza. Dov'è la stanza della fornace? Oh, vedo io. Ah, qui a ingresso pompe. Ah, ok. Il nome. Nome diverso. Mi aspettavo stanza della fornace invece. Ok, allora, di qua dobbiamo fare quella strada un po' nascosta. Di qua, forse. Sì. Esatto. Esatto. Aspetta. Ah, un passaggio per. Ah, no, ok. Però siamo molto più in alto. Sì, qua non siamo andati, ovviamente. Vediamo un attimo, perché siamo qua. C'è sempre sta muffa. Che però adesso dovrebbe essere debellata, quindi. Non dovrebbe dare più problemi. Ah, là c'è una cassa. Qua dove si va? È bloccata. Maledizione. Però dalla mappa, boh, non si sa. Ok.
Non si sa, però prendiamo la cassa, va? Ok. Allora, devo andare giù probabilmente. Dove sei? Oh, ho sentito ma non lo vedo. Ah, eccolo qua. È invisibile, eccolo, dicevo io. Però comunque un pochino, guardalo qui. Ok. Ah, era invisibile. I should get these back to him. Ok. Adesso rifacciamo la strada. Questa qua. Torniamo da Arish. Ok. E poi mi sa che dobbiamo andare avanti alla fine con la missione principale. Ok. La chiave non l'ho trovata. Cioè, non è che sono andato a guardare ogni angolo, però comunque un po' abbiamo guardato. La chiave non l'ho trovata. Altre missioni non penso sia possibile fare altre missioni, adesso vediamo. Ma parliamo con Arish. Oh my god, did she have to write everything in her made-up gibberish code? Fucking Marshall. Here are the pouches. I found 6. Well, that's all of them. Not counting mine. Well, I guess I'll just have to wear all of them. It sounds sappy, I know, but well, that's all I can think to do. Nothing's easy with the Hiss. Is it rude to ask what's inside? What's inside the pouches? Too late now. Now, the story's confidential, but, well, I guess I can tell you, being the director and all. So, the Bureau had heard rumors of a werewolf gathering upstate every full moon. Us being rookies, they sent us to confirm it was bullshit. Hold on, is he about to tell me werewolves are real? Turns out, there was an altered item that was creating violent gravitational anomalies during full moons. Oh, man, we nearly bit it that night. Well, to remember the occasion we all bought silver bullets to wear around our necks, just in case we ever ran into another werewolf. So why did you leave the Rangers? Thought I could do more good here. Somebody's got to protect the people who protect everybody else, right? Ok, 4 punti abilità, missione completata, ottimo. I have to go. Me too. You're not the only one who's busy, you know. Sì, sì, abbiamo da fare di te però, Allora, a vedere. Risorse, vabbè, ok. Missioni. E infatti, manca sempre quella del manichino, ma altre no. Quindi niente, parliamo con Dylan e vediamo un po'.